Un'autostrada che portava dritto all'inferno agli AC/DC su Radio DJ. Qual è la Milano-Torino? La Milano-Torino. No? Milano-Torino, Milano-Torino, ragazzi, è un inferno, è un inferno. Però adesso... In confronto la Salerno Reggio Calabria è un, niente, è un biliardo. Ma va, è un tappeto di cashmere. Ti pagano, ah no, posso dire una cosa? Quello che vuoi, ma non ti appoggiare al microfono. Allora, tu paghi l'autostrada, no? Sì. Nonostante sia una statale ormai, no? Forse anche peggio. E sai che a volte non accettano le monetine? Cioè, se tu li vuoi pagare con le mie... Perché ti dicono, io non ho tempo per contare i soldi. E tu dici, io non ho tempo da perdere qua posteggiato. Ma tanto tu col tuo carattere accondiscendente... Sì, io gli lascio la mancia. Tu, non litighi mai. Ma secondo me hai Caselli, c'è la sua foto segnaletica. Sicuramente. Se lo vedete arrivare, alzate la sbarra e fatelo passare. Calandro, fatelo passare. Allora, parliamo per un attimo di Iron Man, dopo aver parlato di maratona, perché c'è una cosa carina... Che succede, carina, insomma. Sì, per te sarebbe stata il massimo. L'ideale. Era... E poi c'è una cosa che riguarda Aldo che è meravigliosa, ricordamela, Nicola. Sentiamo. Allora, domenica scorsa, come ha detto venerdì scorso Aldo, si disputava l'Ironman della Nuova Zelanda, in questo mitico lago che era al fondo di un vulcano. Si chiama il lago? Taupo. Lago Taupo. Ti ricordi che ti avevo detto che era un vulcano? Che un lago vulcanico. Succedeva sì. di. E in effetti qualcosa è successo. Nel senso che si è alzato improvvisamente un vento a 40 nodi, probabilmente quella coda di questo ciclone che sta imperversando nell'emisfero australe, no? Quindi quella coda lì, la coda del ciclone, porta sempre forte vento. Quindi vento 34-40 nodi, onde da un metro e mezzo. Certo. E c'è in un lago le onde così, così alte sono molto pericolose. Ti affoghi. Sì, perché c'è il vento e veramente fai fatica. Poi 1500 persone, è difficile controllare. Quindi cosa hanno deciso? Per la prima volta in un Ironman hanno annullato la prova di nuoto. Fantastico, no, non ci poteva andare. Capisci, Linus? Non solo, ma hanno ridotto, hanno dimezzato la frazione di bici. Ma perfetto. 90 chilometri. Ma ero già lì. E poi ti hanno dato quello che secondo me è il tuo massimo, la mezza maratona. Perché tu sei... Cioè, quindi è veramente un Ironman per mezze seghe. No. Ma scusami. È diventato un Aluminium Man. Ma dai, c'è un Aluminium Man. Nuovo Pac-Man. Carta stagnola, man. Ma scusami, allora riepiloghiamo. Mezza sega, man, diciamolo pure. Riepiloghiamo. Aldo Rock, no. Scusa, ascolta, ma me. Cioè, tu allora, hai mai 21 corso? Chilometri, sì. 21 chilometri in bici. A piedi. Lo fai. Sì. Lo fai in ma due, tu hai mai corso un'ora con, e 40, con 39 nodi di vento? Io in Patagonia, effetto. Che ce n'erano, un po' fai fastidio, conto, eh? 20... Io correvo come i cormorani, così. Come i cormorani. Ho preso un'ala, me la sono messa. L'ho messo sotto l'ala e correvo. Allora, l'altra cosa invece meravigliosa è che mentre andava al disco, Aldo mi dice: no, perché tu per allenarti devi fare come me. Sai cosa faccio io due volte alla settimana? Faccio un mini triathlon. Io dico: come un mini triathlon? Concentrato. In 20 minuti. Nuoto. Meno, molto bicicletta meno. Bicicletta e corsa. E dove lo fai il nuoto? Al Conti. Lo fa al Conti, in palestra. Ah, quindi fai piscina, ciclette, sì. Tappeto. No. Adesso sì. Dico, scusami, ma tu vai sulla ciclette bagnato dalla piscina, saranno contenti in palestra? Guarda, sai cosa mi è successo? Prima ero giù seduto nella tua poltrona, sai quella rossa? Grazie. Ecco, e avevo il sedere bagnato, adesso troverai un'impronta di Iron Man sulla tua sedia. Alla palestra dove va lui, al Francesco Conti, sono rassegnati. Sì, bravo, anche lì c'è la foto segnaletica. Ma io sono il vostro placebo!